E quindi, continuando sull'icona, dice che l'icona è una maniera di ripetere la scrittura da non confondere con un esclusivo rendimento letterale o una preoccupazione pedagogica. Come con l'incarnazione, la materia si è spiritualizzata, così anche nell'icona la materia assume dimensioni di culto, ecco come è espresso tutto questo da Giovanni Damasceno. Nei tempi antichi Dio, incorporeo senza forma, non poteva essere raffigurato sotto nessun aspetto. Ma ora che Dio si è manifestato nella carne ed è vissuto con gli uomini, faccio l'immagine di ciò che è Dio, è visibile. Non adoro la materia, ma il creatore della materia, che è diventato materia a causa mia. Nella materia ha accettato di abitare e attraverso la materia ha operato la mia salvezza. Non smetterò di onorare la materia attraverso la quale mi fu procurata la salvezza. Non è forse materia il legno della croce? Il Monte Santo è venerabile, l'inchiostro è il libro degli Evangeli. E non è materia superiore a tutto ciò il corpo e il sangue del Signore? O togli l'onore e la venerazione di tutto questo? Oppure, concedi alla tradizione sulla Chiesa anche la venerazione delle immagini santificate dal nome di Dio e degli amici di Dio. Per questo motivo, adombrate dalla grazia dello Spirito Santo, non ritenete malvagia la materia perché non merita disprezzo. Nulla di ciò che Dio ha fatto merita disprezzo. Questa è opinione dei manichei. L'icona illustra la scrittura mediante un procedimento liturgico, cioè quello della Chiesa che annuncia con pretesa universale un avvenimento della salvezza. Lo spiega mediante il canto, la meditazione, quali mezzi fondamentali della visione interiore. L'Uspensky, uno dei migliori studiosi dell'icona, scrive: il contenuto della Sacra Scrittura è trasmesso dall'icona non sotto forma di un insegnamento teorico, ma in modo liturgico, in modo vivo, toccando tutte le facoltà dell'uomo. Così, tramite la liturgia e l'icona, la scrittura vive nella Chiesa e in ognuno dei suoi membri. I grandi dottori della teologia delle immagini non hanno temuto di sottolineare che Cristo è presente spiritualmente tanto nella parola quanto nei segni, specie quelli sacramentali. La mentalità orientale bizantina ha accettato facilmente il principio dell'identità di persona tanto nel prototipo quanto nella rappresentazione, senza appassionarsi a distinguere la differenza di natura esistente tra Cristo e la sua immagine dipinta. Certo, l'icona, essendo rappresentazione, dice sempre relazione al prototipo, però sacramentalmente il prototipo è presente nell'icona. Questa presenza sacramentale nell'icona è resa possibile anche dalla benedizione fatta dal sacerdote e così essa diventa oggetto liturgico. Un'antica preghiera copta esprime questa consacrazione con l'andamento di una vera e propria epiclesi. Ti domandiamo e ti supplichiamo, o amico degli uomini, manda il tuo Spirito Santo su questa immagine del tuo santo martire, affinché sia un'immagine di salvezza per quelli che vi si accostano con fede, ricavano da Dio la grazia su di essi per la remissione dei peccati. La benedizione e l'imposizione del nome le attribuiscono, secondo l'eucologia, una virtus, cioè una misteriosa presenza divina, dato che l'icona vengono esposte ufficialmente e solamente durante la sacra liturgia. Il fedele sa che esse sono parte integrante dell'azione liturgica. Infatti, la celebrazione delle 12 grandi feste del Signore, della Madre di Dio e dei Santi, con ufficio solenne, esige che si esponga l'icona festiva nel centro della navata su un leggio. In alcune chiese si trasporta solennemente nell'icona
in una processione che, partendo dall'altare, attraversa la porta reale e giunge in mezzo alla navata durante il canto del Polileos, versetti scelti dal grande Allè, antifonati con l'Alleluia. Il sacerdote è rivestito dalla casula, la incensa tre volte dai quattro lati prima della lettura del Vangelo. In questo momento l'icona vuole rivelare con immediatezza ottica il senso dell'avvenimento che si commemora. Dopo il canto del Vangelo, i fedeli si avvicinano all'eggio, baciano prima il Vangelo e poi l'icona, sicuri che entrambe le cose trasmettono un messaggio salvifico. Infatti, ogni volta che Dio si manifesta attraverso avvenimenti, segni, parole o colori, icona, opera la nostra salvezza, si santifica. Anche l'icona, dunque, è veicolo e strumento di santificazione. Bisogna anche pensare che le icone, integrate nella Santa Liturgia, svelano il mistero della comunione dei santi in questo cielo e sulla terra. Come gli orientali amano definire la Santa Liturgia, le immagini visualizzano i misteri invisibili, le persone presenti ed evocate nella preghiera e nelle intercessioni. L'iconostasi non ha la funzione di nascondere quanto di rivelare il cielo invisibile che si cala sulla terra. Anche il Tempio orientale è nella sua misteriosa ordinazione immagine della Gerusalemme celeste, sintesi della storia della salvezza. Dell'iconostasi la parete ti fanno avanti le presenze dei santi raffigurati. La viva ieracità delle icone, lo splendore dell'oro e dei colori in tavole, affreschi e mosaici, la posizione frontale delle figure degli occhi grandi, le luci che illuminano i volti, sono altrettante espressioni del mistero della presenza che ci viene offerta, che si propone a noi, presenza dei viventi, alla destra di Dio, tutti protesi alla contemplazione del mistero della gloria, ma anche del mistero di Dio che si realizza nella storia. Questo inserimento delle icone nel movimento culturale della Chiesa, ascendente e discendente, quale presenza di grazia e di luogo di preghiera, le rende particolarmente adatte ad essere una mediazione per l'incontro con il mistero. Nella linea della sacramentalità della Chiesa e della Santa Liturgia, con il senso positivo di manifestazione visibili delle cose invisibili, con la capacità di suscitare la fede e l'amore, senza quali non si entra in comunione con il mistero.